sono tutti insegnanti precari che ogni volta dovrebbero rinnovare le graduatorie. In un mondo normale, se si vuole le graduatorie pronte a settembre, le si fanno a gennaio e non si fanno il 25 di luglio per averle pronte a settembre, in un sistema che poi è tutto un intoppo, è tutto un problema e non ti fa correggere, non ti fa fare assolutamente nulla. È caos anche ad Arezzo sulla nuova procedura interamente digitalizzata per la formazione delle graduatorie provinciali per l'assegnazione delle supplenze, dopo l'addio alla carta per favorire una più rapida assegnazione delle cattedre che restano vuote dopo le assunzioni di ruolo. Sono infatti emerse le prime falle della piattaforma telematica, troppi problemi e instabilità per presentare le domande. Credo che sia una cosa veramente vergognosa, perché la maggior parte di queste persone ha lavorato anche 12 ore al giorno in didattica a distanza e adesso si meriterebbe un riposo di queste persone. Ecco che cosa si ritrovano: per la volontà di una incompetente che vuol fare le graduatorie a fine luglio, non si saprà se saranno pronte, il sistema non funziona quasi mai perché ogni giorno si accorgono di aver fatto degli errori all'interno del sistema e questo ritarda anche la pubblicazione ovviamente delle graduatorie. A settembre le graduatorie non sono pronte e molto probabilmente sarà così, chiameranno i supplenti dalle graduatorie vecchie. E se poi le graduatorie mi arrivano a novembre, arrivano quelli che saranno prima, perché c'è un problema quando si rifanno le graduatorie. Mi potrebbe arrivare 100 persone nuove da altre province con punteggi più alti e se io chiamo dalle graduatorie vecchie mi arriva uno da Cosenza con un punteggio più alto, quello che è stato preso il primo giorno di scuola potrebbe perdere il posto perché arriva l'altro. Quindi ci sarà un mescolamento enorme di docenti che passano da cattedra in cattedra. Da Arezzo inoltre arrivano anche delle proposte da parte di un gruppo di docenti per il concorso straordinario per il ruolo. Siamo a manifestare il nostro dissenso nei confronti del concorso straordinario perché non valorizza le competenze e l'esperienza acquisite in anni di insegnamento, ma è equivalente al concorso ordinario. Noi abbiamo invece delle proposte che potrebbero essere realizzate nel breve termine, proposte nel rispetto della Costituzione già applicate in passato. Chiediamo un concorso per titoli e servizi, non chiediamo una sanatoria né un'immissione in ruolo immediata, ma anche un corso concorso con una formazione e una prova finale. Dopo il superamento della prova finale potremmo essere inseriti in delle graduatorie a cui attingere gradualmente per il ruolo.